Ti ho intervisto! Mi sei tavola! Morasco è la città. Cosa ne pensa lei dell'immigrazione? È una cosa naturale. Se sono persone che vengono qua per lavorare è una cosa buonissima. Purtroppo magari molti non lo fanno per quel motivo lì, ma penso che anche gli italiani non siano tutte ottime persone. Dovrebbe essere incentivata. Non è che non le vorrei, che, ma sono troppo. Quelli che lavorano e lasciano stare. E sono quelli che non lavorano e che vanno rubando e vanno facendo tutte quelle cose che non dovrebbero fare. Che ha i suoi pregi e i suoi difetti, sì, secondo me è una ricchezza da una parte e bisogna cercare di renderla tale. Però, insomma, non è semplice. Ma non glielo so dire. Perché è brutto. Non è brutto. Perché siamo andati anche noi via. Siamo andati anche noi via. Ascolta, io sono stato un migrante, eh? E sono un migrante anche qui. Non sono nato qui. C'è un solo discorso da fare, che i migranti si devono aggiornare alla vita locale, personale, come agisce, la voce e quei lavori lì, perché sennò altrimenti, capito, non va. Perché io a casa mia, nel mio paese, ero praticamente un modo tutto diverso da vivere. Allora quando sono venuto qui mi sono aggiornata a quello di qui e mi trovo bene. Della povera gente che cerca di venire in Italia per trovare una speranza di futuro, altri che scappano via per ragioni politiche, altri ancora che scappano via per altre ragioni. Sì, sulla migrazione, cosa vuoi, noi abbiamo avuto bisogno di questa mano d'opera, però adesso invece è come uno che ha una bottiglia di vino, quindi che siete beve, poi dopo quanto ne piacete lo butta via. Ma è un problema che hanno molti e non ha nessuno, perché secondo me non esiste. Oddio, se io non è che sia. Cioè, per quelli che lavorano, che rimangono qui al lavoro, sono d'accordissimo, però c'è molta gente che praticamente sono qua e non lavorano, te le ritrovi in casa e che ti vengano a portare via quello che c'è in casa, perché naturalmente anche loro hanno bisogno di mangiare. Non ho nessun pregiudizio e mi comporto secondo regole di educazione, poi dipende anche come loro si comportano con me, che rispetto dimostrano nei miei confronti. Signore! 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 Possiamo fare una breve intervista? Che cosa ne pensa dell'immigrazione? Che può aiutare il nostro paese. Io cosa ti dico? Io dico solo che come cristiana, secondo me sono tutti figli del Signore, quindi ti dico subito questo, figli di Dio. E quindi va sconfitta la criminalità organizzata, questo sì, questo sono pienamente d'accordo. È giusta l'immigrazione controllata, non è giusta la clandestina. C'è della gente che ha bisogno di lavorare, dovrebbe lavorare, ma non delinquere. Non penso niente, cioè alla fine se vengono in Italia si comportano bene come tutte le altre persone, penso che sia giusto che anche loro abbiano la possibilità di venire nel nostro paese, quindi. Per noi è stata una grande possibilità, ogni cittadino è cittadino del mondo, altro non ho da dire, siamo tutti uguali, tutti piccoli uguali. Grazie. Thank you.
che domandona. Mi cogli un po' impreparato, sai, sull'argomento, a dire il vero. Secondo me è il rispetto delle tradizioni di ogni popolo, però cercando di venirci incontro il più possibile. La multiculturalità, secondo me, è saper apprezzare, diciamo, le culture degli altri e farle condividere in modo pacifico. Lavorare, essere amici un po' di tutti, da parte essere amici di tutti, musulmani, indù, neri, di tutte le razze, solo che l'Italia è indietro. Si dice multietnico un paese, l'Inghilterra, gli scandinavi, qui multietnicità, come la chiamate, non esiste, qui siamo indietro parecchi anni. Secondo me bisognerebbe creare probabilmente in Italia degli spazi di coesione tra persone di diverse culture, proprio per metterli in contatto e condividere, cioè le proprie esperienze di vita, il proprio modo di vedere anche la vita. Poi sono anche d'accordo che quando un immigrato arriva in un paese deve adeguarsi ovviamente alle normative del paese e inserirsi anche nel tessuto sociale, ma chiaramente è il paese che deve anche fare la sua parte, fare in modo che l'immigrato si inserisca. Impariamo noi da loro e loro da noi. Per me è questo. Un posto dove riescono a vivere bene più culture, senza avere attriti. Io penso che sia un punto di forza che può portare a uno sviluppo della mentalità dell'uomo e anche a uno sviluppo a livello pratico per le società, per la società di oggi. Sì, non accettare la cultura dell'altro, ma comunque non cercare di non integrare, però venirsi incontro tra le diverse culture. È la capacità di potersi confrontare con tante culture, di stare a contatto con persone di culture diverse, di etnie diverse e di avere uno scambio che sia proficuo. E quindi questo dovrebbe favorire anche la pace. Cercare di capire di un altro paese quello che può darti e quello che tu puoi dare a loro, cercare di dare e prendere da un altro popolo, da un altro paese. Ah, mi sembra una cosa fondamentale in una società moderna. Saranno spinti da un motivo particolare, avranno delle esigenze che magari nel loro paese non riescono a coprire, insomma. E sperano di trovare in Italia quello che non trovano nel loro paese. Perché c'è della miseria, una parte miseria e una parte che c'è la guerra. E secondo lei che cos'è la miseria e la guerra? La miseria? Ah, cioè, se te, quando sono nato io, la miseria è che non c'hai niente. Sai cosa vuol dire? Vuol dire che non ci sono soldi, poco da mangiare e via. Non vedo una prospettiva futura nel loro paese, non, magari per povertà, per mancanza di lavoro, per una precarietà, e quindi sperano di trovare un posto migliore in cui poter immaginare un futuro nuovo, un futuro migliore per le loro vite. Perché hanno problemi di sopravvivenza, ci sono molte guerre di cui noi non siamo a conoscenza perché non ce ne parlano, ma non abbiamo idea di quante decine e decine di guerre ci sono sparse per tutto il mondo. Quindi questo porta miseria, porta difficoltà di appunto sopravvivenza, molti cercano di mandare via i propri figli, tanti sono solo ragazzi giovani che mandati dalle famiglie per dargli una speranza di sopravvivenza, di futuro. Quindi a volte sono atti di generosità che i genitori o i familiari fanno verso i propri figli, questo andrebbe capito nel momento in cui uno è genitore. Beh, il problema è economico, diciamo. Perché secondo me cercano una speranza di futuro, perché non hanno lavoro, e molti anche per questioni politiche, molti sono rifugiati anche, e ci sono le guerre. Perché naturalmente anche se noi ci lamentiamo del nostro paese, loro
stanno molto 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 peggio di noi, quindi trovano sempre condizioni migliori rispetto alle origini. Fuggono perché ci sono delle serie situazioni di miseria, di povertà assoluta che noi in Europa, se non le andiamo a toccare con mano, non ce le immaginiamo nemmeno. Guerre piuttosto che carestie, voglia di trovare lavoro, direi. Perché secondo me non stanno bene, pure io sono emigrato, anche se sono italiano, sono napoletano e mi chiamano marocchino e ne sono fiero di essere marocchino. Sicuramente non c'è una regola unica, le problematiche potrebbero essere mille, da un'integrazione interna al loro paese a problematiche di tipo più scontate, quali le problematiche economiche, non saprei, la guerra è una problematica molto frequente. Perché gli viene rappresentato come un posto dove tutto è possibile. Ma per il lavoro? Per dove c'è la guerra, ci sono tante cose brutte, no? E bisogna chiedere a quelli che vengono qua il perché. Loro probabilmente hanno dei problemi a casa nel loro paese, non lo so. Probabilmente perché sono scontenti di dove stanno. Problemi politici, familiari, sociali. Ma probabilmente avranno delle condizioni di vita che per loro non sono le migliori, quindi cercano un posto dove vivere in un miglior modo. Ah, per disperazione, per il lavoro. Abbiamo anche noi, quando c'era il tempo della guerra, praticamente che siamo immigrati per cercare lavoro. Loro praticamente fanno la stessa cosa, però devi pensare che qui, ti ripeto, il lavoro a molti non ce l'hanno e di conseguenza c'è o che si mettono in mezzo alla droga o che si mettono, che ti vanno a rubare, e c'è quel problema lì. Perché io non sono assolutamente contrario, perché anche noi l'abbiamo fatto, quindi di conseguenza, però il problema è solo quello, il problema è che c'è della gente che non ha lavoro e di conseguenza te le trovi a fare queste cose qui. Dipende da che parte, c'è qualcuno bene, qualcuno male, insomma, dipende da che parte lo si chieda, ecco. Rappresentati forse da noi italiani molto bene, ma loro si comportano male. Male, perché si tende sempre a fare del diverso un qualcosa di cui aver paura. Poi a volte ci sono fortunatamente giornalisti o comunque scrittori, autori che invece cercano di rappresentare quella che è la realtà, come diceva la signora, di fare capire alle persone che essere diverso non è per forza negativo, ma anzi dovrebbe essere vissuto come elemento di positività per ognuno di noi, cioè imparare a conoscere qualcosa che magari tu non conosci e non per questo deve essere per forza negativo. Non bene. Ed è poi un po' quello che si vede in giro. Ma io tra le televisioni, tra nazionali e un 2-3 e quell'altro dell'uomo di Arcore, io faccio fatica a guardarle perché guardo solo Sky, TG24. Anche perché da una parte questi immigranti vengono rappresentati tutti come dei delinquenti, invece effettivamente non lo sono. E poi ti dirò sinceramente che mi sono stancato di guardare, per dirti, Rete4, per voi che siete giovani non ve lo consiglio, cioè è meglio che guardate Sky o BBC, qualche altra televisione, perché qui siamo veramente ridicoli nei confronti anche di gente che avrebbe bisogno. Come ti ripeto, c'è la differenza tra chi viene per delinquere e chi viene per lavorare. Chi viene per lavorare deve avere dei diritti, deve essere tutelato. Chi viene per delinquere deve andare in galera, come vanno in Francia, come vanno in Austria, come vanno in Germania. Ultimamente molto peggio di quanto non siano. Si parla sempre della delinquenza degli immigrati, si parla sempre degli immigrati clandestini e non degli immigrati regolari. Quindi direi che l'immagine è pessima rispetto a quella che è la realtà. Beh, secondo me è abbastanza corretta. Non le vedo deviate come vengono presentate.
dipende quali mass media, cioè segui magari, non lo so, certe reti televisive in un modo, certe altre in un altro. L'importante secondo me è comunque conoscerli di persona e farsi un'idea propria e non maltrattarle per partito preso. Beh, ultimamente male. C'è un supporto pessimo da parte della TV e quant'altro. Per fortuna restano quelle poche persone che riescono a dare un buon giudizio su di loro. Male. Male perché mi ricordo che 10 anni fa si parlava sempre di problemi riguardanti i ragazzi italiani che causavano problemi, bullismo, andavano a rubare, eccetera, eccetera. Adesso si parla sempre di persone straniere, non si parla più di italiani, almeno nella maggior parte dei casi. C'è una parte che è con loro e una parte che non è con loro, hai capito? Quindi ci sono varie parti che sono a favore loro e a non favore loro. Quindi anche questa è una cosa che divide il paese, capisci? Divide l'Italia, può dividere altri paesi dell'estero. Ma a mio avviso c'è una tendenza da parte dei mass media a farne un po' un pericolo, un mostro, proprio per creare, diciamo, a mio avviso, un po' anche la paura nelle persone. Non so, c'è questa moda della politica di cercare un uomo nero e diciamo che l'emigrato è perfetto come soggetto. Come vengono rappresentate, sempre come dei delinquenti, non sempre vengono trattati bene, non so. Io vengo dal sud, sono di Matera e quando sono arrivata qui non è che eravamo trattati molto bene. Sì. Ha dei rapporti? Sì, ho dei rapporti, soprattutto con il mondo dei senegalesi. Ti potevi raccontare qualcosa? Ma quello che conosco di più di tutti, si è sposato con una ragazza italiana, 2 bambini, è estremamente discriminato perché da Bologna si è trasferito a Saronno, dove la gente ancora cambia marciapiede quando lo incontra, e dove un giorno hanno sputato addosso i suoi bambini dicendo: andate a casa brutti negri. Gente del Ghana. Africani lavorano, non delinquono. Beh, sono ragazzi che purtroppo non hanno nessun sostegno qui, sono persone che purtroppo devono riuscire a fare tutto da soli e con l'aiuto di solo qualche amico che purtroppo non può dare questa mano a farli superare i loro problemi, però dà un certo sostegno. Io ho un mio grande amico che ha origini filippine, poi ho, tramite esperienze sportive e lavorative, ho conosciuto molti ragazzi africani, molti ragazzi provenienti dal Maghreb, dall'Asia Minore, ho buoni rapporti con tutti. Io con una dell'Algeria ho stretto una stretta amicizia proprio, mi è dispiaciuto quando è andata via di qua, sempre in Italia, si è trasferita. Sì, ne ho conosciute molte anche sul posto di lavoro e sono tutte quante persone onesta e simpatica, quasi più simpatica degli italiani a volte anche. Cioè. Dicono che non c'è razzismo, però qualcuno fa finta di... fa la faccia bella davanti e poi dietro pugnala. Giusto. We'll be right back.